E per il secondo anno consecutivo la scuola secondaria Pascoli Forgione di San Giovanni Rotondo ha ideato e messo in scena il presepe vivente nel suggestivo centro storico cittadino. Tra i vicoli e le case antiche, in uno scenario di 2000 anni fa, hanno preso vita botteghe, prodotti, cibi e costumi tradizionali, facendo da sfondo al percorso verso la Grotta della Natività. Il progetto, dall'alto valore educativo e formativo, ha coinvolto tutti gli alunni della scuola secondaria, insieme alle loro famiglie e agli insegnanti. Tutti, dal più grande al più piccolo, ciascuno con il proprio ruolo e compito, hanno reso possibile questo evento. Fondamentale è stato l'apporto delle famiglie che hanno sostenuto il progetto passo dopo passo, dalla sua ideazione alla realizzazione. Straordinaria è stata anche la risposta degli alunni, che si sono sentiti fin da subito parte integrante e protagonisti dell'evento, supportati inoltre dal lavoro e dall'impegno degli insegnanti. Domani, ultimo giorno di rappresentazione, il presepe si animerà dalle 9 alle 21 con la presenza alle 17 di padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, che benedirà Gesù Bambino che sarà posto nella mangiatoia tra Maria e Giuseppe.